Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Un giorno, il proprietario di un'avviata azienda agricola ebbe un raccolto particolarmente abbondante e sapeva che avrebbe guadagnato moltissimo. Per prima cosa, fece demolire i vecchi granai e ne costruì di più grandi per contenere tutto il raccolto e i beni ammassati negli anni. La sera cominciò a fantasticare come sarebbe cambiata la sua vita. Basta massacrarsi di lavoro. Aveva lavorato tanto, rinunciando a tante cose, ma ora la ruota stava girando a suo favore e da ora in poi ci sarebbe stato tempo per feste, viaggi, divertimenti, amori. Ah, che bella vita aveva davanti! E sorridendo si addormentò. Ma da quella notte non si svegliò e tutti i disegni del suo cuore andarono in fumo. Ti ricorda qualcosa questa storia? Eh già, è la parabola del ricco stolto raccontata da Gesù nel Vangelo di Luca. Quest'uomo aveva tanta ricchezza e poteva certo fare progetti. Diede spazio ai disegni del suo cuore, ma aveva dimenticato, come dice Gesù, di essere ricco davanti a Dio, cioè di riconoscere che tutto ciò che possedeva proveniva da Dio, il quale aveva le chiavi della sua storia. Il testo dei Proverbi presenta una contrapposizione tra i progetti umani e quelli del Signore. È normale che facciamo dei progetti. Pensare a quali studi intraprendere, a quale mestiere o professione svolgere, o come mantenere la nostra famiglia e anche come divertirci, perché non siamo figli di un Dio musone. Ma mentre i nostri piani hanno come caratteristica l'instabilità, li cambiamo facilmente secondo la situazione finanziaria o anche sociale o psicologica che viviamo, il piano di Dio è stabile, è fermo. Il suo modo di agire non cambia. Se mettiamo quindi i nostri piccoli progetti, piccoli o grandi che siano, nelle mani di Dio, Egli ci guiderà nel realizzarli. Ma spesso succede che affidiamo a Dio un progetto che abbiamo già deciso noi e ci meravigliamo quando vediamo conseguenze non positive e solo allora magari ci rivolgiamo a Dio. Ciò che invece siamo chiamati a fare è mettere i nostri progetti nelle mani di Dio prima e poi aspettare con pazienza la sua risposta. E allora può anche succedere che ci arrivi una risposta diversa da ciò che abbiamo chiesto. Vuol dire che quello è il meglio per noi. Allora confida nel Signore e Lui ti indicherà la strada. Buona giornata.